Invece a Roma non è andata proprio così, diciamo. Cioè, No, diciamo, non è no. proprio andata così. A Roma era sicuramente più prevedibile perché erano giorni che si sapeva che sarebbe successo qualcosa, bastava avere, non essere grandi giornalisti d'inchiesta, ma insomma conoscere qualcuno che, andasse all'università o avesse qualche parente in polizia, cose del genere, per sapere che sarebbero successi i casini, quindi se li aspettavano tutti. In più era una situazione molto più circoscritta perché era all'interno di una, rispetto a Manchester dove tutti correvano dappertutto e non sapevi chi andare a rincorrere. A Roma c'era una manifestazione, un corteo, quindi sapevi dove era la gente. E non solo, come se ciò non bastasse, mentre a Manchester avere il cappuccio era una cosa normale perché pioveva e a Manchester fa freddo d'estate, a Roma no. A Roma il 15 ottobre c'erano 40 gradi. E quindi se tu vedi un gruppo di 500 persone o 300 o 400 tutte incappucciate con i caschi, con i passamontagna, il dubbio che non stiano vestiti così perché hanno freddo e che abbiano altre intenzioni può venire, decitami, no? Quindi, diciamo, l'evolversi di questa cosa stava un po' strano perché già a via Cavour, cioè all'inizio del corteo, tu dici, vabbè, però non faccio niente finché non succede qualcosa. Uno può circolare come vuole per strada anche col casco in testa. Va bene, ok. Dopodiché, no, per assurdo, diciamo questo: la polizia c'era, era tanta, ma non si vedeva perché era tutta sotto nel quartiere Monti. Vabbè, bisogna conoscere un po' come funziona Roma. A proteggere la zona attraversata la quale potenzialmente si sarebbe potuto arrivare ai palazzi, ok? Quindi stava sotto la polizia, sopra c'era tutto il corteo, però c'era, cioè era sotto ma era a 50 metri, no? E a un certo punto a metà via Cavour hanno cominciato a prendere a sassate, a martellate un negozio di Rolex e davanti a tutti, in pieno corteo, e a bruciare le due macchine parcheggiate davanti. A quel punto io, che non ne capisco assolutamente nulla di ordine pubblico, ma che penso che bruciare due macchine e sfasciare una vetrina non sia una cosa così normale, fossi stata la polizia, sarei entrata a via Cavour. Il risultato probabilmente sarebbe stato che il casino di San Giovanni si creava a via Cavour, nella peggiore delle ipotesi, però intanto non sfasciavi tutto il resto di Roma. Perché questi sono arrivati a San Giovanni e sul percorso hanno sfasciato tutta via Labigana, via Merulana, insomma tutte le immagini che Abbiamo visto. avete visto. E poi è successo che ci sono state le prime cariche a Manzoni della polizia e io mi sono preso tutto, vabbè, lacrimogeni, idranti, tutto quello che passava di lì. E però lì poi si è creato il fenomeno oggettivo per cui a guerreggiare con la polizia non c'erano più solo i black bloc, insomma c'erano anche altri, si è creato un effetto anche perché la polizia oggettivamente si è comportata pure in maniera un po' strana, nel senso facevano ste cariche, a parte questa pioggia di lacrimogeni indiscriminata addosso a tutto e tutti, ma poi anche questi caroselli di camionette in mezzo alla piazza, e da cui ho capito che chi lavora in polizia è molto ben preparato, perché come non sia morto nessuno sotto a quelle camionette è un mistero assoluto, mistero totale, perché se tu pensi che questi guidavano con il casco in testa, la graticola davanti al vetro per gli oggetti che arrivavano, il vetro, e la pioggia continua di oggetti che arrivavano, con la gente pure che gli si aggrappava, questi facevano i caroselli in mezzo, non aveva ficcato sotto nessuno, tuttora mi sembra un miracolo. Ovviamente sono molto contento di questo, però il rischio era forte. Questo comportamento, oggettivamente, anche questo ha un po' indisposto tanta gente. Mettici pure che c'è tanta gente che spesso passa la domenica urlando celerino infame, celerino infame, e non vede l'ora di dire a qualcosa ai celerini nel momento in cui c'è una situazione tale che lo permetta. Quindi è stata brutta perché è durata tanto, non ci si capiva più niente, così. Poi c'è stato l'incendio lì del blindato dei carabinieri,
un'apparente tregua. Poi la coppa, io poi non ho più visto niente, nel senso sono rimasto lì e lì si è un po' smorzata quella cosa. Poi so che è un po' continuata in qualche stato limitrofa, però il grosso si è spento lì. Quindi sembrava quasi che avessero bisogno di una cosa dimostrativa, per cui bruci il blindato, scrivi Carlo Vive ACAB sopra, diciamo, hai portato a casa un risultato se non altro mediatico, e per fortuna è stato quello alla fine il risultato, perché data la situazione poteva essere de peggio in tutti i sensi, da una parte e dall'altra. Ma no, poi i giorni. Erano quelli, vanno dimenticati tutti quelli che hanno cercato di prendersela con questi black bloc lungo il corteo. Insomma, c'è stato il momento Cioè, di con poco scazzottare il termine. successo comunque ho visto anche alcuni articoli dopo, i giorni dopo sono usciti, no? Con la descrizione di quello che era accaduto anche su Via Cavour, no? La gente che cercava di fermarli, però in realtà poi non ce l'hanno fatta, quindi. No, anche perché era disorganizzata anche quella come cosa, insomma. Non è un caso forse che ieri, e faceva pure un po' ridere, la manifestazione del PD ci fosse più sicurezza che militanza, quasi. Nel senso che c'erano una marea di fratini rossi con scritto sicurezza, insomma, no. Forse eravamo pure spropositati rispetto ai potenziali pericoli. Sì, Vabbè, è andata bene comunque, no, da quel punto di vista non c'è stato nessun problema. Però, sai, ripeto, era il ritorno a San Giovanni dopo quella cosa lì, quindi. ascoltami, ti volevo chiedere un'altra cosa a proposito di quello che è successo qualche sera fa, in Parlamento, no? Che è passato il maxi emendamento e poi, no, c'è stata questa storia della lettera firmata da alcuni esponenti del PDL, cioè quest'area di cambiamento anche all'interno del PDL, pensi che possa effettivamente avere qualche risultato? Ti dico, io non lo so perché non faccio vita di transatlantico, quindi vedo quello più o meno che vedi te. Ieri, per la prima volta, ieri parlando con giornalisti, insomma, Marco da Milano dell'Espresso, era abbastanza sicuro, ora giorno più, giorno meno. Ho parlato con senatore Sanna, ho parlato con, aspetta, chi altro c'è? Cioè, con Boccia. Insomma, con un po' di gente, adesso non me ne ricordo neanche, e tutti mi dicevano la stessa cosa. Dicevano questo martedì casca, insomma, Cioè, giorno dopo domani. dopo domani, cioè giorno più, giorno meno. Pare che io non l'ho visto, ho letto Franceschini, pare che ieri girasse con sto foglio tutti i nomi, e si stanno facendo dei conti anche loro, anche se, e quindi. Cioè, il salto da un carro all'altro per una certa categoria di parlamentari è fisiologico, no? È tanto deprecabile moralmente quanto non c'è niente di che stupirsi. Quindi, al di là di quanto sia pittoresco Scilipoti, ci stanno tanti altri che non sa neanche che esistono, ma che fanno le stesse identiche cose di Scilipoti. Quanto ciò sarà determinante, lo scopriremo. Certo, Berlusconi ci ha abituato purtroppo da questo punto di vista ad avere mille risorse, anche risorse di ogni natura, insomma, quindi sicuramente più della media, e per ora per ora si è sempre comprato tutto senza grosse difficoltà, ecco. Ora non so quanto, insomma, c'è un po' di gente che la sensazione che ci sia un po' di gente che si sta riposizionando così, no? Che cerca. Un po' c'è, ma pure normale, penso. Beh, si stanno contando comunque, cioè si sono contati sicuro poi quando c'è stata la votazione con la fiducia al Parlamento. Quello. Sì, no, adesso leggo che sarebbero in 20 che se ne vanno. Oggi Repubblica titolava questa cosa. Però, ripeto, cioè, non, è pure ridicolo che ci siano dei parlamentari che un giorno la pensano in una maniera, un giorno dopo in un'altra, per cui li depenni, li aggiungi. Boh, vedremo. Non so veramente che dirti, che ne so, posso stare nella testa di Scilipoti o di chi per lui, cioè nessuno, chi ha questa pretesa, neanche loro sanno quello che stanno per fare, insomma, dipende pure da quello che gli viene offerto. Senti, per quanto riguarda invece il di fatto commissariamento dell'Italia, cosa ne pensi, insomma? Dopo la letterina che è stata mandata all'Europa, questi hanno mandato qualcuno a
dare un'occhiata, diciamo, no? Non a controllare Che ha propriamente. detto la Lagarde lì che vigilerà sulla realtà, no? Come ha detto, c'è una frase. Non mi ricordo com'era. Aspetta, perché te la dico, perché figa. Lo stato di realtà, una cosa del Lo stato genere. di realtà dei conti italiani, guarda che Faceva bello. molto ridere questa cosa, cioè ridere, non è faceva ridere, però era figa leggerla. Unificativa, no? Sì, vabbè, ma non la trovo. E che penso? Penso che siamo messi così. Ora io non ho grandi competenze in materia, però. Però non possiamo più far finta cioè, abbiamo sempre sbagliato chi lo ha fatto a far finta di essere un corpo estraneo all'Europa, insomma, avendo una moneta unica. Prescindere dal contesto non si può, e siccome anche il contesto non può prescindere da noi, nel momento in cui noi siamo con le pezze al culo, si preoccupano. E quindi tenersi insieme noi e loro mi sembra un'esigenza comune. Ora, il problema sarà in prospettiva, cioè il problema, da certamente la speranza, dall'altra il problema sarà che in prospettiva questa operazione, se le cose vanno bene, paradossalmente, dovrà condurla il centro-sinistra. No? Cioè Sì. questa non delegittimazione, ma insomma questa sospensione di sovranità, come dicevi prima, dovrà essere accompagnata dal centro-sinistra. Quindi farsi, come dicevamo prima, appunto un anno e mezzo di questo tipo, prendendosi inevitabilmente tutte le responsabilità, non sarà semplice. Poi ripeto, pure quando si parla di governo di transizione, ancora tuttora non si capisce di che cosa si parla, perché non si sa dentro questo governo di transizione chi ci dovrebbe essere. In teoria ci dovrebbero essere tutti, ci dovrebbe essere pure il PDL. Però appunto si parla comunque di scelte impopolari, no? Che bisognerà per forza fare a un certo punto. E che ti devo dire? Se le fa adesso il PDL prima di non esserci più, diciamo, se non ci sarà più è un conto, se dovrà farlo il centro-sinistra è un altro conto, no? Sì, adesso, beh, sì, chiaro, c'è un problema che è Berlusconi, cioè che il fatto che, come si dice, quando si dice che non c'è la credibilità del paese, no? Se determinate cose te le promette e sono affidate a Berlusconi, in teoria, perché poi è tutto da dimostrare, però in teoria, almeno fin qui, i mercati, l'Europa, eccetera, eccetera, reagisce in una determinata maniera, sulla base dell'esperienza, sulla base di quello che è già successo fino ad oggi. Se questa cosa fosse affidata a boh, Mario Monti, non lo so, diciamo Mario Monti, in teoria ci potrebbe essere una credibilità superiore, un'affidabilità maggiore, una coalizione di governo più estesa e più tranquillizzante, più solida da un certo punto di vista per sostenere tutte queste riforme impopolari. Però ripeto, stiamo nel campo delle ipotesi dove boh, si dice tutto e il contrario di tutto nel giro di mezza giornata e io proprio non ho gli strumenti. Tante cose ammetto che non le capisco proprio, cioè a un certo punto mi fermo pure, non ci arrivo, lo dico senza problemi, insomma. Vediamo che succede martedì. Sì, Sarà interessante, in effetti. di solito non succede niente. Diciamo che di solito succede che escono fuori. Sono tutti. Oh, Berlusconi ha detto che lui i numeri ce li ha. Ora sembra come una partita di poker, no? Eh sì, dove che l'altro diceva no, però lui bleffa, cioè, boh, vediamo, che ne so.